Scendi, bambina. Non mi va di scendere. Va dall'altra parte. Dove hai preso questo arnese? L'hanno lasciato i soldati Nicolai. Ma chi è questo Nicolai? Il tiranno Castiglia Viterbo. E da quanto tempo? 3 mesi. E sono ancora là? Sì. Questa è una buona occasione. Vado in mantinente. Ragazzina, vieni. Addio e divertitevi. Io ci scommetto che lui non è capace di riempire il bicchiere. Ma sì, io dico di sì. Io dico di sì. Si conquistano le anime. Ma che succede? Stanno fissando. Deve essere successo qualche cosa. Andiamo a vedere che succede. Che succede laggiù? Ehi, che succede? Stanno scherzando con un mendicante. Portatelo qui! Dai, a chiamare. Perquisitelo. Lesine Macerino. Orbene, randellategli il capo, indi uccidetelo. Basta, lasciatemi provare.
fermo! E fermo! Che me l'avete combinato con questa maledetta armatura che mi sta fiaccando il collo? Gli figli di cane! Su! Tirate su, Peter! Lascia fare a me. Cosa vuoi fare tu? L'altra volta invece di tagliargli la testa l'hai quasi scotata. Adesso ti farò vedere io. Aspetta, ma che lo vuoi ammazzare così senza chiamare un sacerdote della sua gente? Giusto, giusto, chiamiamolo. Chi lo va a chiamare? Io. Chiama quello che viene dietro a seppellirci i morti, fa presto. Ma no, cosa importa un sacerdote? Tanto dopo dovrà morire lo stesso. Offritegli del vino. Fate un po' di musica, vedrete, riuscirà a morire ugualmente. Oh, che bel topolino, così piccolo voleva ammazzare il nostro padrone. Lasciatemi solo. Figliuolo, io sono qui per darti il conforto della nostra religione. Nel nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo. Amen. Dimmi, chi sei? Un peccatore. E che peccati hai da confessare? E molti, molti. E da dove vieni? Da Assisi. E ti chiami? Mi chiamo Ginepro. Perché? Sei forse tu quel Ginepro, compagno di quel tal Francesco, che è buono come una madre. E mite come un'agnella. Ascoltatemi, in nome di Dio! Io questo lo conosco, è amico di tutti. Adesso vado io da Nicolò. Signora, signora, Nicolai, qui si sta compiendo un disfatto, si sta uccidendo un innocente. Ma che dici? Che vuoi tu? Lippio, tira verso la celata. Alzatemi! Aprite! Quale innocente? L'uomo che poco fa hai condannato. Quel verme voleva attentare alla mia vita. Lippio, portali quegli arnesi. Ma no, questi sono arnesi da lavoro. Con questa accendo il fuoco. Con la lesina si aggiusta i santi. Ma io ho ricevuto una spiata che da Viterbo il sicario sarebbe venuto nelle vesti di un mendicante e lo avrei riconosciuto da tali arnesi. Ma questa è una cospirazione diabolica. No, no, io lo conosco. È il seguace di un povero uomo, amico della chiesa, di un tal Francesco, figlio di un ricco. Ha dato tutto ai poveri e vive in un bosco con alcuni compagni, libero come un uccelletto. Molta gente lo segue perché dice di amare anche gli umili. Chi disprezza il mondo ha il cuore pieno di odio, ergo è un essere velenoso. Nego il tuo asserto e distingo. Dice anche Aristotele, non è vero, che chi disprezza il mondo lo fa per sottrarsi al dolore. Ergo... Lo conosco anch'io il mondo e so che questi poveri fanno sempre così. Predicano la povertà, poi rubano e scannano. Oh, no. E ho sentito dire che rifiutano tutto e che sarebbero incapaci di fare male ad alcuno. Ergo, riportatelo qui. Voglio interrogarlo io. Chi sei tu? Io sono un grandissimo peccatore. Toglietemi l'elmo. Lippio! Dove sei? Senti!
È vero che vuoi tradirci e consegnarci ai Viterbesi? Io sono Massimo Traditore e indegno di ogni bene. Ma tu volevi uccidere proprio me, Nicolaio, con quella legge e incendiare il campo. Io. Sono un grandissimo peccatore. Troppo maggiori cose e più grandi farei se Dio non mi proteggesse. Se questo è Ginepro, che sarà mai Francesco? Vedi quanta verità c'è in queste parole. Davanti a Dio siamo sempre più colpevoli di quanto altri possa dirci. Prima perché siamo per nulla riconoscenti a Dio, poi perché poco o nulla amiamo i nostri simili. E più vili e colpevoli saremmo se Dio misericordioso non ci assistesse. Non conosco questo linguaggio. E manco io! Subito! Ma Nicolaio, sbattene tu, portatelo nella mia tenda. Tutto. Thank you.
Ecco.